Sono i principali snodi del traffico del centro storico della città e sono ridotti un colabrodo, Piazza San Marco e Piazza della Stazione, punti nevralgici in cui transitano più di 1600 autobus al giorno e che con la chiusura al traffico di Via degli Arazzieri, il tratto che collega Piazza San Marco con Piazza Indipendenza, diventano snodi anche delle deviazioni delle linee che normalmente passano dalla strada chiusa. Così ai 1600 transiti se ne sommano altri, andando a peggiorare le condizioni del manto stradale delle due piazze. Abbiamo testato con il motorino le condizioni delle strade nei dintorni di Piazza San Marco e Piazza della Stazione, riprendendo i sobbalzi dello scooter sulle buche. La stessa Via degli Arazzieri è stata chiusa al traffico per un cedimento dell'asfalto avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 3 novembre, quando all'altezza di Via San Gallo si sono formate due piccole voragini. Lo stato di degrado e di vero e proprio pericolo del manto stradale in Piazza San Marco è già stato più volte denunciato, inoltre, dall'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, che a ottobre ha monitorato le condizioni della piazza e ha ribadito sul suo sito che la piazza ha bisogno di un intervento strutturale energico. La situazione sembra altrettanto deprecabile nei dintorni di Piazza della Stazione.